sceriffo non può salire. Questa palla è tira senza timore, molto veloce questo tiro di Mario Stone, molto veloce, purtroppo colpisce il palo. Tanto vicini della squadra di San Corpetto, controlla la palla. Attenzione, c'è Umberto. Basso. In questo momento, come vedete, scambiano il ruolo di portiere. Bravi, forza! Il cambio può venire in questo momento. Quasi. Non ci sentivi neanche? Che passa proprio a Borrelli, che era portiere fino a poco fa. Abbiamo la possibilità di contropiede, c'è il giovanissimo Daniele Tazzo che attacca, ma c'è un difensore che è ben collocato e Igor Borrelli preferisce non passare a Davide Tazzo, passa invece a Alessandro Nisi, che si passa a Davide Tazzo. Davide Tazzo allunga a Rocco Bon al centro. Forza Trieste! Incontro valido per campionato regionale, inserito nel trofeo internazionale Fontanarossa, la giovanissima squadra del Trieste Junior sta lottando ad armi pari contro il KFC, il valido KFC di Corpetto. Rocco Bon, bellissimi passaggi molto precisi, abbiamo ancora poco tempo. 3-2 per il KFC. L'incontro di Canapolo, come vi dicevo, dura 20 minuti. La ragione per cui è così breve è che i giocatori non sentono la mancanza che lui La Canapolo è uno sport estenuante, si gioca continuamente in attacco. Le pulsazioni stendono durante l'incontro. Non scende. Ecco, abbiamo un attacco di Matteo Benetton. Forza Matteo, ha la possibilità di fare una spinta regolare. Matteo riesce a eseguire l'eschimo. Abbiamo un cambio di palla molto pericoloso.
ma il portiere è piazzato, il portiere è piazzato, pronto a parare, viene aggirato abilmente da Emanuele Beltranini, che segna il quarto gol, per la squadra del KFC. L'arbitro Andrea del Mutina, della squadra del Mutina, che partecipa anche a questo torneo, decreta il gol, quindi è stato un gol, conferma il gol. Forza Trieste! Continuate! Forza Trieste! Dove hai preso? Non là, ma su sei andata. Sì, dove va? Purtroppo là. Andrea Falconer perde un attimo la pagaia, la recupera pagaiando con le mani, Indro Borrelli c'è velocissima azione d'attacco, Rocco Bon ha l'opportunità, un vantaggio